Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e sto facendo questo video veramente in velocità perché mi sono appena svegliato ed è lunedì mattina. Ieri sono stato tutto il giorno fuori e quindi non ho potuto far uscire l'episodio e infatti non l'avete visto. Quindi adesso mi sono svegliato, mi sono sciacquato e sto facendo questo video per caricarlo probabilmente alle 2 di oggi. O no, alle 2 e mezza, adesso vediamo, però verso le 2, 2 e mezza dovrà essere già online. Quindi mi devo sbrigare perché è tardi, fidatemi. L'episodio inizia come era finito l'altro, ovviamente. Quindi praticamente C17 riesce ad uccidere Cacunza e inizia il combattimento tra C17 e Ribrian. Il bello è che questa volta C17 inizia a fare lo spettacolino dicendo io devo proteggere l'universo 7, il mio universo. Tutte ste cose, e Ribrian gli dice: ah, adesso pure tu ti metti a fare questo spettacolino che inizi a parlare della libertà, della legalità. Questa cosa mi ha ricordato molto Toppo e l'universo 11, o anche comunque la presentazione dei personaggi dell'universo 2. Dopodiché vediamo di nuovo Ronzi, o Rozzi, non mi ricordo, Rozzi probabilmente, che attacca, continua ad attaccare Goku, ma come vi ho detto nello scorso episodio, questa scena non serve a niente perché serve solo a dare un po' più importanza anche agli altri personaggi di questo trio che è dell'universo 2, quindi se solo Ribrion combatte non si può fare, quindi Rozzi attacca Goku, fa degli attacchi strani, però è abbastanza inutile questa scena. Fatto sta che sempre in questa scena, che è veramente inutile, diventa un po' interessante verso la fine. Cioè, praticamente quando Rozzi lancia delle sfere, le fa rimanere fluttuanti nel cielo e poi le va a schiantare tutte su di Goku. E in quel momento proprio arriva C17 e fa quella specie di bolla scudo e riesce a, diciamo, difendere Goku. E C17 molto arrogante gli dice: hai bisogno, e lui: no, non ti preoccupare, è tutto abbastanza tranquillo. Goku praticamente tutto arrabbiato dice: adesso le conosco le tue tecniche, e come vedete qui gli lancia un'onda energetica incredibile, fortissima, e in quel momento dicevo: sì, finalmente forse va a finire fuori, rimane solo Ribrion, e invece no, va a finire praticamente verso il limite, e arriva Ribrion e dice: hai bisogno di aiuto per caso? E Rozzi dice: no, no, dai, combattiamo. Però arriva l'altro combattente dell'universo 2, quello là che è della stessa razza che ha imparato il teletrasporto a Goku, e li teletrasporta via. E probabilmente li vedremo combattere dopo, e speriamo che verranno eliminati in qualche modo senza basta combattimenti, perché no, basta, basta. Basta combattimenti con questi personaggi dell'universo 2, intendo. E speriamo che venga eliminato l'universo 2 perché mi dà fastidio come universo, è abbastanza inutile secondo me. Però all'eliminazione degli universi ci arriviamo troppo. Poi si vede una scena dove si vede Gohan che continua a combattere contro Botamo e gli comincia a dare pugni e calci molto forti. E Botamo ovviamente dice: no, non mi fai niente, no, non mi fai niente. Però riusciamo a intravedere molta decisione in quello che sta facendo di Gohan. E Piccolo ovviamente gli dà fiducia e gli dice: probabilmente avrà un piano. Arriva Goku e gli dice: sì, io mi fido di mio figlio, so che ha un piano, quindi lo lascio fare da solo. Infatti il piano lo aveva, cioè che gli dà così tanti pugni, molto sovrumano, però vabbè, gli dà così tanti pugni che inizia a fluttuare Botamo. Infatti tipo non riesce più a toccare con i piedi e fluttuando, 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 boom, lo butta fuori dal ring. E la cosa molto divertente di questo episodio, la prima, forse l'ultima, cosa molto divertente di questo episodio è che Botamo sta per uscire e fa una specie di raggio che vuole portare a sé Gohan, che si era girato e ha detto: sì, finalmente ce l'ho fatta. E lui dice: ah, è molto sicuro di sé, lo prendo alla sprovvista. Gli lancia questa cosa proprio all'ultimo secondo. Gohan si gira, drum, e gli fa una specie di scudo che rende invano quell'attacco. E Botamo cade come, non lo so, come una pietra nell'infinito. E il primo dell'universo 6 è stato eliminato. Dopodiché abbiamo il combattimento contro due combattenti dell'universo 10, gli ultimi due, Obuni e Rubalt. Rubalt si scontrerà contro Junior e perderà inesorabilmente molto, molto facilmente. Infatti, Junior fa quell'attacco che lancia tantissime sfere, le lascia fluttuare in aria, poi fa così e gli vanno tutte addosso, e con quell'attacco praticamente lo mette KO.
proprio sfinito, infatti lui lo prende e lo lancia fuori dal ring. Mentre il combattimento tra Obuni e Gohan è abbastanza interessante. Infatti vediamo Obuni che usa una tecnica molto semplice, come spiegato da Whis, che è praticamente di dissolvere il suo ki in vari corpi, così da renderli tutti intangibili e tutti veritieri, quindi non è come un'immagine residua, e sono proprio dei veri e propri corpi, ma non come quelli di Tenzing che sono tangibili. Sono corpi intangibili, quindi non riesce a colpirli. Perché non riesce a vedere? Perché quelli creati dal Ki sono puro Ki, che però ha preso le sembianze quasi somiglianti al suo creatore. Poi arriva questa scena molto triste dove Gowasu dice: con Ubuni non potremmo perdere, non vi preoccupate, siamo al sicuro. E io da questo ho capito che dovevamo salutare Gowasu. E infatti Gohan per sconfiggerlo inizialmente usa una tecnica abbastanza semplice, cioè farsi colpire e dopo che è stato colpito ha capito chi è il vero corpo tangibile e lo colpiva. Però con questa cosa diciamo si indeboliva sempre di più perché per colpire bisognava prima subire. Così poi tutto arrabbiato ha detto basta, 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 si è messo lì e ha caricato una Kamehameha e l'ha distrutta e l'ha lanciato fuori dal ring con una potenza inaudita. Questa cosa di Gohan mi è piaciuta tantissimo e per ora se ne stanno vedendo anche abbastanza cose così potenti. Possiamo ricordare sempre in questo episodio l'onda che ha fatto Goku a Rozi, oppure nello scorso episodio l'onda che aveva fatto C-17 a Kakunza. E ragazzi, ebbene sì, ve lo devo dire. L'universo 10 è rimasto senza combattenti e quindi è destinato alla distruzione. Ma no, basta, è stato distrutto, niente ma. L'avete letto anche dal titolo, l'universo 10 è stato distrutto, è il secondo universo a essere distrutto e io sono tristissimo per questa cosa. So che non era un universo forte, però abbiamo tanti ricordi sull'universo 10, c'è Zamasu, c'è tutta una saga sull'universo 10. Speriamo che in qualche modo lo riprendano questo universo. Poi Gowasu, ragazzi, Zamasu, ma chi se lo scorda il meme di Zamasu? Cioè, è molto triste, speriamo che lo riprendano questo universo. E questa volta, al finire dell'episodio, vediamo l'angelo del decimo universo che, diversamente dall'angelo del nono universo, è abbastanza triste e ripete il nome del signore della distruzione di quell'universo, che era Ramshi, e continua a dire Ramshi-sama, chissà dove sarai, perché avete perso. Quindi è abbastanza triste. E questa cosa ci può far capire che ci sono angeli che avevano intenzioni un po' maligne e angeli invece che ci tenevano al loro universo. Possiamo ricordare l'angelo del nono universo che si è messo a ridere quando il suo universo è iniziato a esplodere e a non esplodere, a sparire. L'episodio finisce qui, ma dalle anticipazioni, ragazzi, speriamo che ce lo spieghino, perché funziona così. Le anticipazioni ci hanno dato una cosa molto interessante, cioè Dispo, che è il combattente coniglio dell'universo 11, è molto forte. Non me l'aspettavo perché riesce a tenere testa, anzi forse ad essere più forte di Hit, perché lo vediamo veramente in difficoltà Hit. Quindi o gli è stato depotenziato qualcosa, oppure Dispo è veramente un essere fortissimo e non ce ne eravamo accorti. E si vede che gli sta per dare tipo il colpo di grazia a Dispo e arriva Goku Super Saiyan God, non Super Saiyan God, Super Saiyan Blu, Super Saiyan God, quello rosso. Va bene, ragazzi, sappiamo che nell'anime non è molto canonico, cioè noi l'abbiamo visto solo trasformarsi con quella trasformazione e soprattutto pensavamo che non si poteva più ritrasformare, almeno nell'anime, perché nel manga viene reso canonico e viene reso una trasformazione normalissima, mentre nell'anime viene sempre spiegato, o comunque c'è stato solamente detto, che si può trasformare con 5 combattenti di cuore puro e bla 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 bla. La cosa però che mi fa storcere il naso è che, se vi ricordate, quando si trasforma in Super Saiyan God, nell'anime, assorbe, come dire, questa trasformazione, infatti quando ritorna Super Saiyan normale, ha molta più potenza e riesce a tenere testa a Bills. Quindi è come se avesse assorbito il Super Saiyan God. Quindi non è una vera trasformazione. E qui si ritrasforma. Quindi non lo so. Speriamo
speriamo che ce lo spieghino e rendano un po' gloria al manga che ha reso questa trasformazione una vera e propria trasformazione. Il titolo del prossimo episodio, cioè l'episodio 104, sarà Super Battaglia alla velocità della luce. Goku e It uniscono le forze. Quindi vedremo questo combattimento. Voglio che It diventi più forte oppure riesca a essere forte perché io ci tengo tanto a quel personaggio. È molto bello esteticamente, proprio anche di poteri. È un po' senza senso per quella cosa che ogni secondo si potenzia sempre di più e diventa immortale. Però, diciamo, sistemate alcune cose, è un personaggio secondo me caratterizzato bene e quindi vorrei che lo valorizzassero soprattutto. Quindi, noi ci vediamo nel prossimo episodio, la prossima settimana, sperando che ci possiamo vedere la domenica e non il lunedì. Io vi lascio ad un prossimo video, passate dal blog, passate da Facebook e andate a vedere ovviamente gli altri video del nostro canale. Ciao! Somebody to lean on.